Ciao a tutti dal Cadave e benvenuti in un nuovo video. Allora, tutto a posto, tutto bene? Io sì, grazie per avermelo chiesto. Oggi di che cosa voglio parlarvi? Beh, è semplice, avrete già letto il titolo sopra. Voglio parlarvi di un libro, ma non un libro qualunque. Un libro che parla di quella che secondo me è una delle più grandi saghe videoludiche mai concepite. Il libro in questione si intitola Zelda, cronache di una saga leggendaria. Di questo libro sulla storia, sulla nascita della saga del videogioco The Legend of Zelda. Non un romanzo quindi sull'universo di Hyrule, su Ganon, Link, Zelda, Epona e tutti gli altri, no. Proprio la storia di come Miyamoto, il creatore comunque di Mario, Zelda e di mille altre cose, si è alzato un mattino e ha detto io voglio concepire qualcosa di nuovo, qualcosa di rivoluzionario e ci è riuscito. In questo libro è raccontato tutto, per filo per segno ogni singolo capitolo, tranne l'ultimo Skyward Sword uscito su Wii, di cui se ne parla, ma evidentemente gli scrittori non hanno ancora fatto in tempo a giocarlo, quindi non ne hanno parlato così per il piacere di farlo. Se ne parla approfonditamente. Ogni capitolo della saga di Zelda viene analizzato per la trama, per le nuove meccaniche di gameplay, per le meccaniche di gameplay di base, grafica, musiche e approfondimenti vari, insomma, curiosità. È un libro che io ho trovato estremamente interessante, soprattutto per chi, come me, è un fan della saga. Ovviamente multiplayer edizioni, io trovo un'edizione meravigliosa, cioè guardatela. Guardate che bella, dorata, con scritto Zelda, poi tu giri, vedi la Triforza, qui dietro c'è scritto un po' di che parla, di che non si parla. Il prezzo di copertina è 15€. Ed è un libro francese, ho scoperto. Non è scritto da una persona sola, ovviamente. È scritto da un team che si è occupato di qualcosa. Uno di musiche, uno della trama, uno del gameplay. I loro nomi sono, io, perdonate il mio francese, Nicolas Coursier e Mehdi El Khanafi. In più Selami Bourjeda e anche Damien Mecheri. Questi ragazzi del settore videoludico francese hanno fatto un lavoro certosino per cercare di dare un significato a ogni piccola cosa. E devo essere onesto, con l'ex Polymer si parlava che questo libro magari era un'esaltazione soltanto della saga di Zelda. E effettivamente, leggendo fino a Zelda 2 Legend of Link, che è un giochino insomma anche brutto, si capisce da che parte stanno, perché vengono tutti dipinti come grandi videogiochi, che da un lato lo sono ovviamente, ma i passi falsi ne sono stati fatti, anche qualcuno come alcuni un po' sempre ottimi giochi per Game Boy Advance, ma comunque niente di wow, mega galattico. E questo libro non risparmia, anzi se è banale, se non cambia nulla, anzi fa un qualche piccolo appunto, fa notare delle cose, l'ho davvero adorato e soprattutto divorato. Non è un libro molto lungo, quante pagine sono? Ma ve lo dico subito, queste sono bianche quindi non contano, 236 pagine di pura storia nerdatissima sulla nascita, creazione e concezione di Zelda, Legend of Zelda. Che saga, devo essere onesto, mi ha fatto venire una voglia incredibile di rigiocare praticamente ogni gioco della saga. E soprattutto dà delle interpretazioni di alcuni videogiochi tipo Link's Awakening su Game Boy. Io non l'ho mai giocato, so che c'è, l'ho visto qualcosa su YouTube, ma non ci ho mai giocato. Adesso lo sto trovando in qualche modo perché mi ha fatto venire una voglia di giocarci che è incredibile. Ho anche la storia dietro le ispirazioni di miti, leggende, fiabe, ma anche di psicanalisi, psicologia che ci stanno dietro Ocarina of Time o tantissimi altri piccoli pezzi della saga di Zelda. Poi ovviamente su Ocarina of Time ci sono dei capitoli interessantissimi, dettagliati, perché insomma è anche non plus ultra, ancora adesso è imbattuto nella saga, ma anche come videogioco ancora, cioè nel senso trovarne di giochi così non si riesce, non si può. Questo di base è un libro che consiglio a tutti gli appassionati di videogiochi e soprattutto gli appassionati della saga di Legend of Zelda, perché è ben fatto, ben scritto. L'unica cosa, c'è poco trasporto emotivo, e voi direte è giusto, ma diciamo che l'esperienza videoludica Zelda non si basa tanto quanto sulla trama, quanto sulla scoperta di un mondo nuovo, ben elaborato, e comunque di nuovi gadget, nuovi metodi di videogiocata per andare avanti nel gioco stesso. E leggendo questo libro si ha l'impressione che ci hanno giocato, ma
vogliono estrapolare, cioè è un po' freddo. Io quando ripenso alle cavalcate su Epona mi smuove qualcosa, a loro sembra che non gli smuove nulla. Però comunque sia, è un problema mio personale che nulla toglie a questo libro che ho trovato davvero interessante. 15 euro, si diceva, sì, può essere tanto in realtà per un libro, ma io quando leggo Legend of Zelda non capisco più niente. Quindi l'ho preso e non me ne pento, lo ricomprerei domani se non l'avessi comprato già. E poi c'è una storia molto divertente dietro. Eravamo in libreria, io e l'ex Polymar, e lui fa, vorrei comprarmi un libro. Vedo un libro che costava 12 euro e faccio, ma che vuoi spendere 12 euro per quel libro lì? 12 euro, so soldi, cioè, di qua, di là. Io mi giro, vedo questo che mi guarda e dico... Prendo subito 15 euro, vabbè sì è poco, 15 euro, prezzo onesto. E sono andato di corsa a pagarlo. E io lo consiglio quindi a tutti gli appassionati di Legend of Zelda, perché deve stare nella vostra libreria. Che diamine. Tutto questo ragazzi, io spero di avervi fatto di voglia di leggere, o comunque di giocare a un capisolo. Se c'è uno che mi sta sentendo e non ci ha mai giocato a Legend of Zelda, non deve, non è giusto, non può. Pescane uno e dacci dentro, perché sono tutti dei cazzo di capolavori, scusate la mia volgarità. Quindi ragazzi, io vi saluto, buona serata a tutti, vado a giocare a Zelda. Ciao!